Babes, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già letto al titolo, andiamo a provare un po' di novità e facciamo anche un make-up natalizio. Quindi oggi vi faccio vedere un po' di cose nuove che ho acquistato durante il Black Friday e che non vedo l'ora di provare. Direi di partire subito con la base e come primo prodotto che non vedo l'ora di provare c'è questo fondotinta qui della Collistar. Tra l'altro ho mai provato un prodotto di Collistar, si chiama Impeccabile fondotinta a lunga tenuta, no transfer con SPF 50, no, SPF 15, e in più è anche water resistant, quindi dovrebbe essere resistente all'acqua e ha SPF 15, quindi è ottimo per l'inverno perché potete mettere anche soltanto questo fondotinta. La colorazione che ho preso io è la 3N e spero sinceramente vada bene. E non vedo l'ora di provarlo perché ne ho sentito parlare benissimo e sono curiosissima di provarlo. Questo qui è il pack, carino devo dire, nudino con il tappo rosa, e andiamo a provarlo. Sul viso, a parte la skincare, non ho messo nient'altro perché voglio vedere com'è il fondotinta da solo. Questa qui è la consistenza, devo dire abbastanza liquidino, vedete come scende. E vediamo sul viso com'è. Parliamo del colore. Alla fine è soltanto leggermente più scuro rispetto al collo, ma perché sul collo sono un pochino più chiara come sul viso, però con il corpo ci sta. Devo dire che l'effetto mi piace molto. Ha una media coprenza perché comunque vedete che le lentiggini ancora si vedono, però ha un effetto second skin pazzesco, cioè veramente se mi guardate da vicino sembra che io non abbia messo nessun prodotto. È luminoso, vedete com'è bello idratato qui, però allo stesso tempo mi sembra che si stia autosettando, quindi è un bene perché avendo la pelle secca non posso utilizzare troppa cipria, ma allo stesso tempo si è fuso perfettamente con la pelle, ha amalgamato bene tutto, non ho rossori né parti del viso diverse di colore, quindi ha reso il tutto molto più omogeneo. E appunto è idratato ma non eccessivamente, quindi per il momento mi piace molto. Ovviamente dovrò continuare a testarlo perché questa è una first impression, però per il momento questo fondotinta non è affatto male. Passiamo adesso al correttore. Ho comprato il correttore di Huda Beauty nella colorazione Nude 2.5G e ero curiosa di provarlo perché non l'ho mai provato, è uscito da un po', tutti ne parlano e quindi volevo vedere come lo trovo io. Lo scovolino è abbastanza cicciotto, questo qui l'ho già provato 2 volte e vi dico già che mi piace. Ha una coprenza abbastanza alta, e all'inizio quando lo si stende sembra un po' secco, però poi effettivamente una volta che rimane sul viso, si deposita, andate anche ad applicare la cipria sopra, non lo è affatto. Quindi ho notato che durante la giornata dura molto bene, non mi va nelle pieghe, non mi crea problemi di secchezza, ha una coprenza media, quindi perfetta per coprire un pochino anche le occhiaie nella vita di tutti i giorni. Mi piace anche lui veramente tanto e poi noto che la tonalità è veramente perfetta, azzeccatissima per me, perché va leggermente a schiarire il contorno occhi e ad illuminarlo. Anche lui, vedete, mi piace molto, quindi per il momento correttori di Huda, anche lui promosso. Questo già ho un'opinione un pochino più precisa rispetto al fondotinta perché questa è la terza volta che lo uso, perciò mi piace. Adesso vado un attimo out of camera a mettere un filino di cipria giusto nel contorno occhi, bronzer, e passiamo al blush. Proseguiamo adesso con il blush di Mesauda. Ho preso la colorazione 102 Vicious Fantasy. È questo qui e l'ho voluto provare perché ne ho sentito parlare anche di lui molto molto bene. L'unica cosa è che ho aperto il pack e ho notato che è luminoso, cioè il pan a me sembra glitterato e non è una cosa che mi fa impazzire perché sinceramente i blush mi piacciono opachi. Il colore però è molto carino, ma vediamo un attimo sulle guance effettivamente com'è, sperando non sia troppo brillantinato, glitterato. Devo dire che è bello pigmentato, ho prelevato soltanto una piccola dose e vediamo un po' com'è sul viso. Mamma mia, lo vedete? Cioè, lascia proprio glitter. Cioè, quasi direi che si tratta di un illuminante arancione. Il colore è anche bello, eh? Devo dire molto carino, però
Questi glitter all'interno non mi piacciono affatto. Cioè, ora io ho la pelle molto secca, quindi ovviamente non ho grandi pori dilatati, non ho brufoli, ho la pelle abbastanza liscia, quindi chiaramente i glitter non vanno a risaltare nulla. Ma per chi ha la texture della pelle, la grana un po' più spessa, più evidente, cioè, vi sottolinea la qualunque. Quindi non lo so, se avete la pelle come la mia e vi piace un effetto di blush molto luminoso, ok. Ma se avete una pelle mista o grassa con brufoletti, grana un po' più spessa, io direi di evitarlo assolutamente. Peccato perché il colore è veramente bello. Alla fine l'effetto non è neanche male, però sembra che io abbia portato l'illuminante fino a qua. Cioè io da vicino, non so se riuscite a percepirlo, ma io qua vedo proprio tanto tanto glitter. Vabbè, allora andiamo avanti con gli occhi. Voglio fare una cosa che ho visto da una ragazza su TikTok, ovvero con tutti gli Swarovski fare in questa zona, i fiocchi di neve fatti appunto con gli Swarovski. Perciò sugli occhi vado a fare un qualcosa di molto semplice. E ho pensato di utilizzare come palette questa qui di Kylie, perché non è una novità, perché già l'ho provata, però in occasione del fatto che sono uscite le piccole di queste palette qua, ho deciso di utilizzare lei. Infatti Kylie ha lanciato da pochissimo le palette mini fatte da 6 colori, sia della Mauve, che è questa che ho io con i toni più rosati, sia di quella Nude. E quindi in occasione volevo utilizzarla perché praticamente all'interno di quella palette ci sono 6 delle colorazioni presenti in queste grandi. Quindi vado a fare un look molto molto semplice, giusto per dare una base per poi creare questo fiocco di neve, insomma, sul viso. Non so se poi lo farò qua o se lo farò di qua, forse di qua, perché poi voglio fare una foto e questo è il mio profilo migliore. Per fare una cosa molto diffusa, quindi vado con 90s Baby ad applicarlo sulla piega dell'occhio. Il blush di prima era pescato, quindi non è che ci stia benissimo, però volevo comunque provare un po' tutti i colori. Vado con Move Me. Ok, e adesso vado con Oh She's Cute, che è il colore più bello della palette perché è praticamente duochrome, quindi un po' oro, un po' rosa, e lo vado ad applicare su tutta la palpebra. Bellissimo questo colore, guardate com'è duochrome, in base a come lo vedete è rosa e oro. Aiuto con un pennello a diffonderlo bene su tutta la palpebra mobile. Sto aggiungendo un po' di blush rosa perché non riuscivo a vedermi con quel blush così caldo, con gli occhi così freddi, e direi che così va più che bene. Adesso vado a mettere le ciglia finte, anche queste sono una novità, sono le Melody Lashes nella formula, diciamo, ballerina, che sono come quelle che piacciono a me, più corte nella parte avanti e più lunghe nella parte dietro. E le vado ad applicare. Nel frattempo che si asciugano le ciglia finte, applico nella rima inferiore sempre Move Me, che è il colore che abbiamo applicato prima, così da scurire un po' la parte inferiore. Mentre nell'angolo interno vado ad applicare Glowing Through It, che è un oro luminosissimo, così da creare il mio punto luce. Ne applico un filino anche sotto il sopracciglio per andare a illuminare. Prima di passare al ghirigoro, concludiamo il make-up con le labbra. Vado ad utilizzare la Plumping Lip Liner di Catrice nella colorazione 150 Queen Vibes, che è una matita bellissima. Allora, innanzitutto è retraibile, quindi non va temperata, ed è super super scorrevole. Pigmentatissima, dura tantissime ore. L'unica cosa che non ho capito è perché si chiama plumping, cioè non è effetto plumping, anche perché è una matita, però è bellissima, burrosa, scrivente, colore stupendo, nude, neutro e soprattutto è retraibile, quindi non va temperata. Se guardate la scrivenza, tac, veramente stupenda. All'interno vado ad applicare questo prodotto qua di Kylie, nuovo, che non ho mai provato, ed è un Lip Shine Lager, colorazione 728 Felt Cute. Praticamente è un rossetto liquido ma lucido, quindi come se fosse un gloss ma non poco pigmentato, è proprio un rossetto liquido lucido. Quindi andiamo a vedere com'è sulle labbra. Colore
Meraviglioso, e tra l'altro con questa matita sta benissimo perché il contorno è leggermente più scuro, però essendo una matita nude ma neutra, sta benissimo anche con i colori rosati. Questo coso è super bello perché è scorrevole, si applica benissimo, non è appiccicoso come i gloss, ma non secco neanche come i liquid lipstick. È bellissima questa formula. Wow, adoro, bellissimo. Super confortevole, questo effetto glossato, ma comunque rimane lì, non si muove assolutamente, mi piace tantissimo. Ma adesso iniziamo a fare il disegno. Allora, cosa servirà? La colla per le ciglia finte, questi Swarovski argento e delle pinze e questo cosino qua per prendere gli Swarovski. Allora, visto che il mio lato migliore è questo qua, voglio farlo in questa zona qui. Direi di partire dal centro. Quindi magari parto da qua e metto degli Swarovski grandi per andare a fare un po' il centro. Speriamo di riuscirci, ho una paura assurda perché io non faccio mai queste cose, ma mi piaceva troppo. Soprattutto vorrei riuscire a fare una foto da mettere su Instagram. Quindi direi che qui faccio tipo un centro, 1, 2, 3 e 4, dove vado ad attaccare gli Swarovski grandi che andranno a fare da centro. Non uso quelli grandi grandi, uso diciamo quelli medi. In questo modo. E adesso devo far partire i raggi del mio progetto, diciamo. Quindi parto con i quattro sopra, sotto, destra e sinistra. Direi che traccio una linea con la colla, ne vorrei mettere magari 10 piccolini. Poi vediamo in caso se ne devo aggiungere o togliere. Ok, i primi 10 sono andati. Ho paura di averlo fatto troppo in basso. Speriamo di no. Adesso faccio la stessa cosa in alto. Adesso che ho fatto la mia croce, vado ad aggiungere altre due linee qua, prendendo vita. Devo solo capire se metterne tre di Swarovski per fare tipo le linguette o due. Che per il momento ne sto mettendo due, però non so se è troppo poco evidente rispetto alle strisce centrali. Ok, eccolo qua. Ho fatto del mio meglio. Ho cercato di renderlo il più fiocco di neve possibile. Devo dire che alla fine mi piace, è venuto carino, una cosa particolare così per cambiare. Quindi, detto ciò, questo è il make-up completato. Spero tantissimo che questo video di novità e cose natalizie vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Bye!